Vi ringrazio per questa testimonianza che avete dato. Credo che sempre nella vita si deve dare un primo passo sempre, no? Anzi, che ogni passo sia come il primo, perché così tu ti rinnovi, vai avanti, no? Sempre. Sentire il bisogno di dare un passo, ciò vuol dire che mi sento ancora con necessità di migliorare la mia vita, di sistemarla meglio, ma che sia un altro a sistemarla, no? Come hai detto tu, fermati tu che io non ce la faccio, no? Quella preghiera ti ha salvata, no? E anche noi dare il passo, Signore, insegnami a dare il passo che io non riesco a farlo da solo, no? Una vera preghiera, ma il piccolo passo di ogni giorno, il grande passo di una decisione come questa di sposarsi con la parentesi, no? Ma sempre i piccoli passi e i grandi passi sono importanti nella vita e dobbiamo avere il coraggio di darli o almeno chiedere a qualcuno che ci accompagni nel darlo o che ci insegni a darli, no? Perché dalle volte non sa cosa fare. Non sa a quale porta bussare. È curioso questo. Ho la mano così ma non trovo la porta, no? E poi è il Signore che ti dà l'opportunità e ti fa dare il passo, no? Avere fiducia. L'importante nella vita è camminare. Essere in strada. C'è gente che purtroppo non trova la strada, è sempre in parcheggio, no? Gente parcheggiata, no? Che non... poverini, noi dobbiamo aiutarle pure a loro, no? Anche noi quante volte abbiamo il cuore parcheggiato, no? Il cuore che non lascia entrare l'inquietudine per andare un po' avanti, no? E altri, o noi in un altro momento, abbiamo il cuore non parcheggiato ma ci muoviamo ma come in un labirinto, no? Non troviamo la porta di uscita, la porta la strada e andiamo lì girando dentro delle cose senza uscirne, no? E l'importante è la strada, fare strada ogni giorno, camminare un po'. Ma padre, qualcuno può dirmi, nella strada possiamo sbagliare? Eh sì, tutti sbagliamo nella vita, tutti. Ma l'importante è non rimanere sbagliato. Gli alpini al nord hanno un canto molto bello. Dicono così: nell'arte di salire, quello che importa non è non cadere, ma non permanere caduto. L'importante è non permanere caduto. Che cadiamo, cadiamo tutti. Ma l'importante è io non voglio essere caduto. E dalle volte non riusciamo. L'importante è fare la mano così perché uno mi aiuti a alzare. E lì è una cosa molto bella. È indegno quando una persona guarda un'altra dall'alto in basso. È indegno. Nessuna persona ha il diritto di guardare un'altra dall'alto in basso. Tranne quando devi chinarsi per aiutarlo a sollevarsi. L'unica volta che è lecito guardare in alto e basso per aiutare a sollevarsi, no? E tante volte noi nella vita guardiamo così e troviamo una mano che ci aiuta a sollevarci, no? Anche noi dobbiamo farle con gli altri, con l'esperienza che noi abbiamo, farle con gli altri. Io mi auguro che la vostra esperienza sia feconda, che sia come il seme, che si semina e poi cresce, che sia come una malattia buona, si contagia, no? Un'esperienza contagiosa e che sia liberatrice, che apra delle porte a tanta gente che ha bisogno di vivere l'esperienza che voi avete vissuto. Ma grazie per questa visita, grazie tante, grazie.